contento di essere arrivati a questo punto del percorso che è stato fatto e ringrazia chi ci ha consentito di arrivarci, quindi l'assessore Tutino in primis, ma anche gli amministratori presenti in questa sala e fuori da questa sala, che hanno avuto la sensibilità e la lungimiranza di portarci a questo punto. Apprezziamo molto il riferimento che Tutino ha fatto anche allo spirito del referendum, che è stato un po' inutile negarcelo, il motore di questo percorso e senza il quale non saremmo arrivati a questo punto. L'importanza del percorso referendario e del suo seguito post voto ve la esemplifico con un semplice riferimento, cioè se il movimento referendario e alcune poche regioni italiane non avessero impugnato le misure prese dal governo Berlusconi e dal governo Monti, spiace dirlo, dopo il referendum, a questo punto non saremmo nemmeno qui a parlarne di questa cosa, per il semplice fatto che avevano già preso provvedimenti che avrebbero annullato l'esito del referendum. Invece quei provvedimenti sono stati impugnati e la Corte Costituzionale, grazie a Dio, ci ha dato ragione, e quindi questo percorso ha potuto avere luogo e adesso siamo qui a parlarne. E io credo che se voi oggi fate questa scelta, questo passo importante, vi saranno grati non solo i cittadini di Reggio Emilia e combinato al governo comune, ma credo di poter dire anche tutti i cittadini italiani che hanno votato sì per il referendum, perché questo diventerà una situazione pilota alla quale guarderanno i territori italiani che hanno a cuore la ripubblicizzazione dell'acqua e del servizio idrico. Detto ciò, non vi tedio perché abbiamo già passato dei documenti sulla scelta della modalità gestionale, anche se vi ribadisco con forza che il forum, non il Comitato di Reggio Emilia, ma il forum italiano per dei movimenti per l'acqua è favorevole alla gestione con aziende speciali, per una serie di motivi, il più importante è quello che alla fine li riassume un po' tutti, che vorrei ribadirvi, e quello che abbiamo messo in fondo a questa nostra paginetta che abbiamo consegnato oggi, cioè che questa forma gestionale dell'azienda speciale è quella che ci consentirebbe meglio di altre, a nostro avviso, di mettere in qualche modo al riparo, non al sicuro, perché di sicuro, ahimè, in politica non c'è mai niente, ma al riparo la scelta di ripubblicizzare, perché sappiamo bene che se invece abbiamo a che fare con una società per azioni, anche se c'è uno statuto, anche se c'è tutte le garanzie che crediamo di volerci mettere, se poi cambia il vento, l'eventualità di cominciare a cedere azioni per i motivi anche più nobili, comunque è un'eventualità per niente peregrina. Quindi se noi non facciamo una società per azioni, non abbiamo le azioni da vendere e quindi in qualche misura siamo più tutelata la scelta di ripubblicizzazione che abbiamo fatto, ma ce ne sono molte altre alle quali vi rimando nel documento. Invece dico delle cose rapidissime sul documento che ha appena presentato Tutino. Dico prima una cosa sulla quale siamo assolutamente d'accordo, cioè quella che il cosiddetto studio analisi propedeutica condividiamo il fatto che sia il Comune di Reggio Emilia, cioè l'ente locale più importante, a farla e non che non sia delegata invece all'APERSIR regionale. Questo perché l'APERSIR regionale è quello che dovrà prendere la decisione definitiva. Allora, riteniamo corretto che siano due entità diverse, quella che fa non lo studio di fattibilità, perché qui non c'è più da fare uno studio al quale subordinare la scelta, sia ben chiaro. La scelta che voi spero farete oggi non è una scelta che deve essere confermata da uno studio che in qualche modo la condiziona, però è uno studio che gli dà gambe, che gli dà contenuti,
Allora, questo studio deve essere fatto da un ente che non è quello che poi prenderà la decisione finale, perché sennò in qualche maniera il controllato e il controllore finiscono per coincidere. Quindi su questa cosa siamo assolutamente d'accordo. Invece dico rapidamente delle cose sulle quali abbiamo qualche perplessità. In primis mi ricollego alla premessa di Tutino, che appunto diceva riconosceva merito il referendum, però non c'è stato solo il referendum che ha detto che non vogliamo che l'acqua sia privatizzata la gestione dell'acqua, cioè il primo referendum, ma c'è stato anche il secondo referendum, con il quale abbiamo stabilito, perdonate la schematicità, ma alla fine il concetto è quello, abbiamo stabilito che la gestione dell'acqua deve rimanere fuori da logiche di profitto. Quindi aver abolito la remunerazione del capitale andava in quella direzione. Per sgombrare il campo da equivoci, nella remunerazione del capitale c'è anche una quota di interessi passivi per i prestiti che gli enti gestori raccolgono per finanziare gli investimenti, e questa quota dovrà continuare ad esserci, anche se pensiamo che non debba necessariamente, non dobbiamo dare per scontato che dobbiamo ingrassare le banche, che lo faccia una società privata quotata in borsa o che lo faccia un ente pubblico che domani gestirà l'acqua Reggio Emilia. Non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo necessariamente andare a finanziare le banche perché questi ci finanziano a noi. Possiamo anche immaginarci, questo mi ricollego a quello che diceva prima la signora Masini, a immaginarsi delle forme di finanziamento sul nostro territorio in cui i cittadini ad esempio abbiano un ruolo importante che sottragga parte del controllo alle banche. Comunque il secondo referendum è stato per noi importante tanto quanto il primo. Abbiamo stabilito il criterio, ci piaccia o no, che la gestione dell'acqua deve rimanere fuori da logiche di profitto, e quindi ci sarebbe piaciuto un riferimento a questo anche nel documento. Per quanto ci riguarda, fin tanto che questo principio non troverà applicazione, noi continueremo a batterci, per cui anche il nuovo metodo tariffario che sta per proporre l'AEGE, secondo noi, ma credo di poter dire anche secondo Tutino, perché gliel'ho sentito dire, è un modo per cambiare tutto per non cambiare niente. Quindi il rischio di ritrovarci i profitti della gestione dell'acqua è fortissimo, e noi con questa eventualità continueremo a batterci. Ultime due cose, la tempistica a noi sembra esageratamente lunga. Ha detto Tutino che questa tempistica si ricollega alla tempistica dell'andare a gara, ma siccome qui abbiamo deciso di non andare a gara, chi ha detto che i tempi devono essere così lunghi? C'è ancora un anno e mezzo da oggi per portare a compimento questo percorso. A noi sembra francamente un po' eccessivo, però lo verificheremo cammin facendo. E ultima cosa, così come apprezziamo il fatto, lo apprezziamo molto, il fatto che si sia detto e scritto che ci sarà un coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del percorso, chiediamo che continui ad esserci anche un coinvolgimento del Comitato Acqua Bene Comune, che in qualche modo è stato custode del voto referendario. Grazie.